Sì, è stata un'attesa piuttosto lunga, però è stato un cantiere molto molto complicato, ma devo dire che l'attesa è stata ampiamente ripagata, perché abbiamo restituito alla città l'antica porta medievale che dava l'accesso da mare al centro storico di Rimini, in epoca chiaramente malatestiana, e credo che tutto il suo splendore sia qui alle mie spalle, un cantiere che ha visto insomma un intenso lavoro archeologico e poi di spostamento di sottoservizi, perché questo è un punto strategico, è questo che ha portato via parecchio tempo, un punto strategico di passaggio dei sottoservizi dalla zona mare a monte della città. E però adesso ci siamo, abbiamo ricucito questo pezzo di Rimini, valorizzato, e siamo già proiettati oltre, perché candideremo al Porfesr 2021-2027 la riqualificazione di tutto il lungo canale, quindi con l'idea davvero di connettere in maniera definitiva e con tanta bellezza la zona mare con il centro storico della città. Ma io credo che noi abbiamo il dovere di valorizzare quello che i nostri avi ci hanno lasciato, cioè una città meravigliosa, una città che può offrire tanto altro oltre alla spiaggia e al mare, che chiaramente rimane il nostro core business anche in chiave turistica, però valorizzare la storia della nostra città è importante per noi riminesi in primis, ma anche per i tanti turisti che ogni anno abbiamo nella nostra Rimini.